più sicurezza, più tutele, ma non dimenticateci, cioè non ricordateci soltanto in questo momento. Per noi è importante anche il nostro rinnovo di contratto, il passaggio di fascia. Noi chiediamo di essere ascoltati, almeno per questo, ma non solo in questo momento. Non siamo eroi, siamo soltanto delle persone che hanno deciso di intraprendere una professione importante. Li abbiamo chiamati eroi ed oggi ci chiedono di non essere dimenticati. Davanti all'ospedale cittadino questa mattina così si è svolto un presidio dei lavoratori del pubblico impiego. I sindacati hanno infatti scelto il San Donato come luogo simbolo dell'importanza del servizio pubblico per l'intera collettività. Ci sembra un atto assolutamente dovuto per chi in prima linea sta rischiando sostanzialmente anche la propria vita, perché mentre cresce il numero degli asintomatici, ma sta crescendo soprattutto tra gli operatori anche il numero di chi invece ha subito l'impatto del virus in modo profondo. Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini è lo slogan che ha unito tutti i presidi d'Italia promossi da CGIL, CISL e UIL. Siamo qui oggi per sostanzialmente tre motivi fondamentali per consentire a questi cittadini di svolgere il loro lavoro, quindi lavorare in sicurezza, avere quindi tutti i presidi, visto che molti di loro nell'espletamento del servizio si sono ammalati, quindi migliorare le condizioni di lavoro, incremento dell'organico perché siamo oggettivamente allo stremo delle forze dopo mesi di impegno e il riconoscimento di un contratto che è già 2 anni che è scaduto. Il presidio di oggi rappresenta un primo passo che, qualora le richieste non venissero ascoltate, può portare anche ad un vero e proprio sciopero. Questi lavoratori non chiedono nessun premio o riconoscimento particolare, perché si sente parlare di eroi, non vogliono nessuna medaglia, vogliono il riconoscimento di un contratto dignitoso e giusto.